Signore e signori, bentornati allo streaming di Dice Games Italia. Pausa finita, andiamo a mettere la voce a tutti gli altri ed eccoci qua. Dice Games Italia, dove l'unico live che si invece di semplificare complica. Perché sennò è troppo facile. Esatto. Too Quindi, easy. Jamie, come una faina nata nelle faine, ti butti su. Poi dici a me. Beh, una faina nasce dalle faine, se no non sarebbe una faina. Ma è Una nata faina. nelle faine. Ah, vabbè. Nelle fainie, soprattutto. Ah, ok, nelle faine no. Famoso regno di faine. Comunque, a parte le lontanate, ti cali giù e atterri con leggiadria. In mezzo a un cespuglio. Come un Il mio ninja. tifone. Come un ninja, atterri. No, atterri dietro un albero A che ti qua. proposito, dov'è il ninja? Dov'è tuo fratello? Di là. Atterri come un ninja dietro un albero che copre la visuale per possibili persone in strada o vicino all'ingresso della stazione di polizia. William. Sono arrivato fino al piano su. Ho Sì. trovato un PC appartato possibilmente. Sì. Accendo, cerco sto minchia di virus, sperando che questo non crashi perché sennò potrei arrabbiarmi non poco. Dato che me lo chiedono è all'Amarena. Certo. Spero fosse al cioccolato. Adesso lo voglio anch'io. Ce l'ho di là. Calcola, io sono andato al tuo D con 14 euro e c'erano i pacchi di gelati a 1 euro. Ho preso 14 euro di gelati. Ho il freezer pieno. Ne sto mangiando uno al giorno ed è ancora riempito di gelati quel freezer. In realtà no, si riempie ogni giorno che tiri via un gelato. Usa la Allora, scatola infinita. William, tira, dai, tira, tira pure, provaci. Io credo in te. Credi? 3-8 Dai. 3-2 che è già un full quasi e un 5 No. È è un doppio doppio tris. Triste. tris. Riesci a scaricare questa volta il virus senza far implodere il computer stesso nel Lo procedimento. impacchetto e lo spedisco a tutti i computer della. Da tutti i computer della rete. Nel senso, creo un messaggio che viene rimbalzato da computer a computer costantemente. Cercando di entrare anche in quello che gestisce le telecamere. Jamie, cosa fai? Torno alla macchina, ovviamente ho sempre la bandana sulla faccia, cioè maglietta barra bandana sulla faccia. Macchina nel sotterraneo, Sì. parcheggio sotterraneo della centrale di polizia. Ok, Sì. Sempre sgusciando come una faina, eh. Nelle ombre. Con un ghiacciolo all'Amarena. Due furtività più intelligenza. Due dadi. danni. Male che va o potenza 2. Cos'è? Non è la risposta. Non è che un carro armato gli dice ho potenza Beh, non 2. trovo la strada, me la Però faccio. se ci pensi, in effetti Batman faceva così. Il momento in cui lo sgamavano tirava No! 1 cazzotti. e 7 si autoeliminano. Fallimento crit. No, no, fallimento. Fallimento e basta. Ok, io lo so. Ok, perfetto. Arrivi alla macchina. Ma non è la tua. Perché? Sai il camion della rimozione forzata? Ecco, tu arrivi alla macchina, ma la macchina continua ad allontanarsi per qualche motivo. Cioè, scusa, alle ganasce la macchina. No, scherzo, non Anche alle perché le ganasce. Ho ganasce non sono. potenza 2. Esatto, non sono esattamente una cosa che fermerebbe Jamie in questo Quattro ganasce. Anche Fa quattro ganasciate. come Homer Simpson, sicuro. Vado alla Fred Flintstone, coi piedi. Fred, che fai? Vedo. C'è anche la limousine di Rick. Di Renzi. Faccio così. Nascosto troppo bene, non lo vedo.
Ha fallito, lo vedi. Ah, okay. Ricordiamo che ha ancora la bandana sul volto. Chi è quello lì? Gli faccio cenno di entrare nella sua macchina. La sua macchina. Ah, è Jamie. Ciao, Jamie. Come? E poi salgo in macchina. Ne manca uno all'appello ancora. William! Sì. Magari in macchina. Apro la porta della macchina e vedo se è dentro. No, non c'è. Aspetta, sei sceso, sei andato fino alla macchina di Jamie a controllare? No, no, nella mia. Ho detto magari è in macchina. E no, perché hai aperto la porta? È perché magari era dentro. Sai com'è? Ogni tanto entra nelle cose, lui compare. Vabbè, ma chi se ne... ma chi se... Ragazzi, ma chi se... Sento odore di stronzata. Ed è fresca. Allora... allora... William, sì. Spedisci il virus. Alleluia, 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 alleluia. E però arrivano polizia. Oscurazione e esco dal palazzo. Rientro, tanto apro la porta delle scale, perché tanto so che sono al terzo o al quarto, addirittura. Mi oscuro e faccio le scale fino a giù all'ultimo. Ovviamente se ci sono poliziotti mi faccio piccolo piccolo e li faccio passare. Ok, arrivi fino in fondo alle scale. Il virus è arrivato anche ai computer delle telecamere? Che era uno dei no. Sì, era, te l'ho detto prima, ho detto anche ai computer delle telecamere. Ha detto prima che era un suo obiettivo. Ok, allora ti faccio tirare. Allora fammi tirare, scusa. No, non darmi... Zidesdes. Nove, sette, dieci, sette, nove, sei. Direi. Ha preso anche le telecamere dell'ONU e le ha fatte sue. Così è. Ah, con le telecamere, con la telecamera dell'ONU. Ok. Arrivi in fondo e arrivi alla porta con il maniglione uscita di sicurezza che dà sul parcheggio. Apro la porta. Perfetto. Mi rioscuro, perché se sono uscito dall'oscurazione, se no rimango oscurato. Perfetto. Vedi Hamilton che apre la porta, tu entri dentro, chiude, la riapre. Esatto, voi vedete la porta che si apre e non c'è nessuno e si richiude. Quindi evidentemente qualcosa sarà. Ma nel momento in cui tocchi la porta ritorni non visibile. Non so, bisognerebbe fare un test di furtività. Allora, lui apre la porta da dietro ancora, lui è tornato visibile, ritorna oscurato e riesce. Sì. Apro la porta per vedere se è ancora dentro. Non c'è. Chiudo. Entro nella macchina di Jamie. Ma in quale macchina sei entrato? Entro nella macchina di Jamie. Ok. Quindi si apre la portiera e torni invisibile. Allora no, entro nella macchina di Rick. Aspetti il momento del... Va bene. Aspetta, spasmi. Aspetta. Adesso lo troviamo sicuro. E ritorno visibile. Visto? Sono visibilmente incazzato nero. Cioè, chi è stato a combinare quel casino? Quale? L'allarme. Cos'è successo? Perché c'erano poliziotti ovunque? Aperta parentesi. Quel casino è l'allarme, non un tizio che ti ha sfondato il cranio e tutto il genere, perché se fosse stato per quello sarebbe andato anche tu. Tu non sai neanche che... Sì, vabbè, ok. Ragazzi, a parte ragazzi, che quello poteva essere coprimile. Quello poteva essere coprimile. Visto che era dentro, comunque. Sì, niente, ho fatto partire l'allarme per far uscire le persone. Serena, portaci via da qui, per favore. Lanciandoci così addosso tutti i poliziotti della centrale? No, perché gli avevo detto di salire al terzo piano. Che c'era. E quindi salire dal terzo piano non vuol dire passare dal primo? Soprattutto in caso di incendio, quando puoi usare solo le scale e non gli ascensori? Appunto, non dovevamo passare negli uffici in teoria. Lei, signor Hamilton, lei è una disgrazia per il nostro genere, lo sa. Tempo, se avesse un minimo di esperienza nell'architettura, sapevi... Esperienza! Esperienza, signor Cosa! Demenza 2. Gli lancio. Mi dispiace, ma me l'hai tirata.
gli lancio la l'aliofobia, paura di parlare. No. Sì. Questa posso intervenire e salvare la situazione, Luca? Questa è pesantina. Allora, grido un zitti e faccio il comando uno a entrambi. Puoi farlo su uno alla volta, nello stesso frangente in cui lo fa. Primo sarai te, Hamilton. E allora non interrompi lui e mi fa quella roba lì, ciccio. Però, ragazzi, fermate. Ah no, dai, gli metto la mastigofobia, paura di essere puniti. Vota. Allora, William, stai per usare Demenza 2. Sì. Rick grida zitti. Ricordo che tu hai ascendente, subisci il suo ascendente 3. Quindi io sto zitto ancora. E gli lancio Demenza 2. Che non è verbale. Vuoi farlo veramente? Perdiamo altro tempo. Cazzo, l'ha fatto incazzare di brutto. Sai che perdita di tempo è questa per il mio PG? Tira. Scusa, mi dispiace, ma devo farlo da PG. Sono un malcavero con Maita 4. Se non lo faccio, e self control tipo 2. Cosa del genere. O 3. Cioè. Puoi comunque fare un tiro per resistere, Edo. Per quanto ne puoi fare adesso, che puoi farlo tranquillamente. Concetto è che, non sapendo cosa avevate fatto voi, la cosa migliore in quel momento per il mio PG era farli salire. Tu non devi scusarti esternamente. Fermo un attimo. Subisco e basta il mio. Deve subire, quindi. Ok. Un punto sangue, spendilo, grazie. Speso. E persuasione più sotterfugio. Contro percezione più self control della vittima. Ok. Percezione più self control. Controllo subito. Persuasione, dov'è? Allora, persuasione qua sopra ed è 4. Sotterfugio è 2, quindi 6 dadi. Dai di difficoltà? Adesso te lo dici, io tiro intanto. Sotterfugio più, devo tirare sotterfugio più. No, la difficoltà. Ah, scusate, allora 5. Percezione più self control. 5. 3 successi. 2 successi. 3, 8, 10, 5. No. 9, 1, 7, 3, 5. Ah, ma perché ha tirato Tio? Scusate, non ho. Ah, sono io, scusate, è vero. No, 3 successi, sì. Oh, 3 successi. Ok. Quindi cosa gli hai trasmesso? Io ho trasmesso la mastigofobia, paura di essere puniti. Ok, quindi peggiora solo la situazione in realtà. Sì. Ogni volta che qualcuno gli urlerà addosso avrà. Esatto. Avrà un breakdown mentale e potrà essere controllato. Domanda: la fobia che c'avevo prima si somma o viene cancellata? Così quella ce l'hai per un mese. No, perché siccome l'ascendente viene superato, si annulla. No, non è che si annulla, rimane quello di prima. Rimane quello di prima. Volevo sapere se la stessa cosa funziona con demenza o si sommano. No. Si sommano? Si sommano. Ok. Ma segno. Cos'è che è la masticofobia? La mastigofobia. Paura di masticare? Mastigofobia, paura di essere. Ah, con la G. Ok. Sì. Mi dispiace, ma me l'ha tirata fuori. Io onestamente, cioè, il mio PG veramente non ce la fa più. Jamie! Sì. Hai iniziato la puttanata? Oh, e non hai ancora subito le conseguenze. Io sto bene così. Perché Jamie non l'ho ancora visto. Che scherzi. Sì, tranquillo, che adesso appena andiamo in un luogo più adatto, anche lui subisce un po' di fisting. Non trovo la matita. Porca puttana, gli occhi. Comunque, Jamie vorrà stare all'aperto con più persone possibili. Comunque, signor Temple, io faccio potenza 2. Ah, una volta che hai fatto quella cosa lì, il mio PG prende, scappa, va verso Jamie. Siamo già in moto, sai? No, non siamo in moto. Avevo tenuto la Serena di muoversi. Tanto avevo la porta aperta. No, lui ha fatto macchina. No, io ero fuori con la porta aperta. Ragazzi, siete partiti. Siamo partiti? Ah, ok. Buono. Allora, sì, io sono entrato, mi sono fatto vedere, mi hai visto, hai chiuso la porta. Io non ero partito, io non l'avevo capito che erano partiti. Io sono ancora fermo lì. Mi dispiace, Jamie. Tipo, mi giro. Che cazzo. Comunque sono in un angolo a piangere. C'era uno.
Okay. Avete finito con la vostra messa in scena? Avete finito con la vostra messa in scena voi due? Signor Temple, prego, mi faccia rapporto di quello che è successo. Ma mi pulisca, lo prego! Ma mi pulisca, madonna! Ho inviato un virus a tutti i computer della rete della polizia, compreso quello delle telecamere. Dovranno riformattarli per forza. Complimenti, signor Temple. Almeno su di lei posso fare affidamento. Prego, me ne vado via, mi faccio uscire, mi butto giù dalla macchina, prete. Stia zitto. Apro la portiera della macchina. Ah, quanto gli dura, è vero? Facciamo la stessa cosa per demenza, di ridurre di uno... Eh no, demenza non vale sta cosa, demenza è fatta apposta così. Comunque demenza spendi punti salvi, quindi ha un suo senso. Quindi quanto dura? Una settimana? No, tre, sono un mese. La fobia che gli metti, posso, la fobia che gli metti, posso mettere un fermo io. Quindi, per esempio, la paura del sangue. No, la laliofobia, però, ci stava tutta. Paura di parlare. Annientato un PG. Grazie. Grazie. No, che però, fate, ragazzi? Tre successi, quindi quanto tempo è? Una settimana. Io faccio. Faccio per aprire la portiera. Ti tiro uno schiaffo. Questa è una punizione. Piango, mi accattono a terra e comincio tipo a... Ok. Serena, ci porti al magazzino, quello dell'altra volta. Ah, giusto, dobbiamo lasciare giù il signor Scott prima. Passi pure, pure da lui. Signor Scott è rimasto... Ha visto la mia sfuriata, mi ha visto entrare invisibile. Io mi sa che il signor Scott... Io mi avvicino a Spencer e faccio... Lei è sicuro di volerlo lasciare in vita, sì? Signor Scott, tutto bene? Sì, tutto bene. Non mi pare. Forse è meglio che ci dorma su. In realtà non è successo niente di che, no? Giusto. Giusto. È lo stress. Non c'è... esattamente, è proprio lo stress. Non c'è bisogno di raccontarlo agli altri, la prenderebbero per folle, giusto? Giusto. Ci dorma su, stia pure tranquillo. Magari domani ci rivediamo, le offro volentieri una cena fuori... La vedo molto stressata, bisogno di ridormire. Sì, è vero. C'è un panino che mi aspetta. Bene, adesso la riporto a casa, mi raccomando, si riguardi. E soprattutto, non racconti niente a nessuno, la prenderebbero per folle. No, no, non racconterò niente a nessuno. Bene, direi che la possiamo lasciare in vita, no? Beh, riportiamo Scott a casa. Scott è il capo della polizia, va bene. Esatto. Io nel mente sto non sto assimando perché non respiro, merda. Sono visibilmente comunque ancora arrabbiato. Ok. Vabbè, e portiamo, cioè praticamente ci ritroviamo al magazzino, quello che ci ha detto Jamie. Ok, peccato che Jamie non lo sa. Jamie deve seguire la mia macchina. Ma io non ero partito. Sei un idiota, ti chiamo. Prima cosa che faccio, sei un idiota. Perché cazzo hai fatto quel casino lì durante all'interno della stazione di polizia? Allora, Ciccio, primo. Primo, sto ascoltando, primo. Primo, sei un cazzo di ventre e non mi rompi i coglioni. Secondo, probabilmente vi ho salvato il culo a tutti. Lei ha fatto cosa? Ma siete sempre convinti di salvare il culo a tutti grazie alla vostra potenza. Lei eh? Ha fatto cosa, signore? Lei ha fatto un casino. Ha fatto. Partiamo da un presupposto. A me di salvare il culo mentre non me ne frega assolutamente nulla. Io sono qui semplicemente perché mi vai, semplicemente perché non ho un cazzo da fare. Punto primo. Punto secondo. Insomma, va anche abbastanza divertente. Le dico, troviamoci al magazzino quello che mi ha indicato lei e metto giù. Comunque ti arriva un'email, Jamie, è un invito a
a un evento su Facebook. Entra anche tu nel Sabbath. Dovrebbe arrivare anche a me a breve, onestamente. Io lo sto attendendo con ansia. Sì, sì. Lex Taglionis, live Sabbath, partecipi, sì o no? E se clicchi fa... Metto un mi piace subito alla pagina. Sabbath forever. Esatto. Camarilla succhia. Antisgrafo. Comunque mi dispiace, tia, ma te la sei cercata, però cazzo. Comunque, arrivata al magazzino, gente, proseguiamo velocemente queste parti. Vai, siete di nuovo al magazzino. Mi fanno notare, Robin, che è meglio se tieni lontano il micro. L'ho allontanato. Perfetto. Ah, ok. Il verme sta arrivando. Anche Jamie? Sì, arriva anche lui. Yep. Bene. Jamie. Si rende conto che ha fatto un casino? Dipende dai punti di vista. Probabilmente se fosse entrato e mi avrebbe comunque visto, sarebbe stato comunque uguale. Che faccio? Ma un cadavere di un poliziotto fa notizia. Sì, ma non l'ho attivato di certo io l'allarme antincendio. Se scendo mi puniscono. Se sono dentro in macchina mi puniscono perché sono dentro in macchina. Cosa se faccio? Non sta zitto la punisco. Che diavolo. Vabbè, fa niente. Diciamo, avevo anche lei dice che ci ha salvato uccidendo quel poliziotto perché sennò ci avrebbe riconosciuto? Probabilmente. E allora mi spiega perché è andato lei ricercato a parlare con lui, non ha lasciato andare me? Non mi ha lasciato perché... agire come al solito? Glielo dico io perché lei è incompetente. Lei quando ha mai agito? Quando ha mai agito lei? Io agisco sempre, soltanto che sono più bravo a non farlo notare. Oh, certo, vado a dire ai cani, vado a dire quando si sono dovute trovare le prove chi è stato. Quello bravo. Era il suo ruolo. Io ci sto mettendo la faccia per voi. E il suo qual è? Farselo mettere nel sedere dallo zio? Qual è il suo ruolo? Lei parla troppo. Per essere un brucia. Su questo siamo d'accordo. Signor Rourke, lei lo sa quant'è l'aspettativa di vita di un brugia in una coterie della Camarilla? È esattamente la proporzione tra quanto quel brugia è utile e quanto è affidabile, signor Rourke. Lei in questo caso non è stato affidabile. Oh, bene, quindi cosa fate? Mi eliminate e poi alla prima... No, signor tipo, Rourke, cosa no, fate? No, signor Rourke, no. Io l'aiuterò a essere più affidabile, signor Rourke. Oh, sul serio. Demenza 2. Potenza 2 in bocca. Diretto proprio. Mi andate di iniziativa. L'abbiamo anch'io detto assieme. L'abbiamo detto assieme, è stato bellissimo. Demenza 2 contro Demenza 2 versus Potenza 2, chi la spunterà? E tanto c'è anche un ascendente 3 che parte. Nel frattempo Hamilton fa non fate cadere! Qui l'avventura. Vabbè, lo sapevo. Cosa si tira, Luca? Cos'era un D10? Davvero, qual è? Dalle destrezza più prontezza hai tirato un D10. Sì, destrezza più prontezza più un D10. Ok, quindi un D10 adesso ti dico quando. E un D10 prontezza 2. Non quanto, 4. Ma io ho fatto 5. In totale? Sì, ho fatto 1 sul dado. Mi sa che ti batti. Io ho fatto 8. Mi sa che Jamie. Ma io allora prontezza più destrezza sono i pallini. Tira un cartone entrambi. Sono i pallini. State zitti per sempre. E poi tira un dado. Quanto hai di prontezza e destrezza? Ha fatto 5 Jamie da solo. 5. Destrezza allora, tipo 3. 4 in destrezza e 2 in prontezza. 6. Ha fatto 11. Più 5. 11. Io 8 e do 5. Ok, allora. Ovviamente
Edo, cosa vuoi fare? Demenza 2, okay. Su coso, paura del... fobia per la precisione. Deve essere no, non c'è bisogno che dici precisamente cosa. Più o meno cosa vuoi fare? Lanciare una disciplina. Perfetto. Stessa cosa, immagino... Ascendente 3. Nient'altro? Okay. Niente, te la interpreto, basta. Jamie, ti ricordo che puoi tirare quante saccagnate vuoi. Sì. Ogni saccagnata... Ma ragazzi, parto prima io. Cosa? Allora, sei una larva in un angolo, tu cazzo vuoi? Dato una larva molto veloce. Potenza e forza 4. Attivo velocità e destrezza, lo porto a 5. Ok. Dopodiché? Dopodiché tiro un cartone a Edo e un altro al ventro. Ok. Tocca a me? Sì, Naux. Sì, Naux, sì, bello, Naux, bello. No. Sì, ho iniziato l'iniziativa, ho fatto 8 e sono più veloce di Rex. 8 più bonus? 8 più 4 di prontezza più 3 di destrezza. Bravo, cosa fai, Naux? Mi metto in mezzo tra Rexen e Edo. Boom! Perché? Perché? Perché ha umanità 8, il sferato di merda. E non sono Marte. Altruista, non voglio che litighiate. Non voglio ha ragione. Effettivamente ha ragione. Non voglio che siete di essere punito perché non sono intervenuto. Quindi mi butto in mezzo. Quanti punti, quanti livelli di salute hai? Tutti massimi, tranquillo. Ti sei ricaricato tutto? Yeah. Come fai? Quando? L'altra volta ho usato tutti i punti sangue, ragazzi. Mi avevano ricaricato. Io ti ho fatto fare un bagno di sangue, ma mica. Ragazzi, avevo i punti sangue ancora pieni io. Ma bastava semplicemente riportarli. Cazzo, hai quanti punti sangue hai? 4. Ah, 4. Ok. Io, io non l'ho detto, io non l'ho detto, però io pomperei costituzione, ma non credo che sarebbe giusto per il mio PG in questo momento. Così vado a 4, almeno 4 li assorbo. Allora, come cazzo? Allora, quindi Naux, l'unico modo che hai per metterti in mezzo, come la gestisco? Come la gestisco adesso? Panico. Il brucio ammazzerà tutta la coterie. Fermi, io ho bisogno di una birra per questo. Mentre tu decidi, io prendo una birra. Quando torno, voglio che tu abbia deciso. Ci metto anche me. E mi ho fatto i cazzi tuoi. Bloccare. Chi cerchi di bloccare? No, mi pongo in mezzo. Cioè, proprio loro sono lì che stanno litigando così. Tipo, mi metto proprio in mezzo con le braccia aperte. Ma basta litigare. Passa il cazzotto, passa attraverso e colpisce comunque. Allora, Jamie, sì, il turno passa a te, visto che lui non fa nulla se non mettersi in mezzo. Allora, se non vuoi colpire, se vuoi colpire i tuoi obiettivi, mi dovrai togliere un ulteriore dado. Su cosa tiravo? Rissa e destrezza io. Rissa e destrezza. E facendo due azioni, il primo tiri un dado in meno, il secondo tiri due dadi in meno. Quindi comunque alla seconda azione avrei comunque 6 dadi. Oh, madonna, scusa, quanta rissa hai? E io ho 5 destrezza e 3 rissa. Ah, mi credo. Ok, va bene. Togli comunque un dado? Sì. Quindi sul primo attacco togli 3 dadi e hai 6 dadi. Sul secondo attacco togli 3 dadi e quindi hai 5 dadi. Primo attacco su... immagino William. Sì. Ha fatto un 10. Ha fatto 3 10. 3 10. E un 6. E ragazzi, ci tengo a precisare, questo non vale per l'incazzatura perché Jamie è stato minacciato. Yes. Sta semplicemente difendendo. E comunque non potrebbe incazzarsi. Oh, si sta difendendo, si sta difendendo in maniera meccanica. Sì, sono i pugni che vanno da esatto soli. I pugni nelle mani. Quindi, il pugno 4 nel più 2 di potenza, 3 dadi bonus, 5 3 bonus più 4 di forza, quindi 4, 5, 6, 7 dadi. Ma in pratica cosa sta succedendo? Io cioè mi sono messo in mezzo e Jamie comunque riesce a colpire Edo?
Sì, gli ha aumentato la difficoltà. Ha aumentato la difficoltà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche perché... No, vai, vai. Tiro la mia costituzione. Vai. L'ho pompata o no? No, tecnicamente quando tocca a te pompi la costituzione. Ah, ok. La domanda, esatto. Perché io ti ho chiesto? Io la pomperei, però non so se è il caso per quanto riguarda il play. Quando tocca a te, Edo. 6 secondi iniziativa. Edo Rex se ne prima, quindi non fa in tempo a pomparla. Ah, capito. Ok. E tu la stai pompando, stai iniziando a fare... E ti arrivano 6 secondi. Quello era un 8 sul mio schermo, by the way. Comunque non ne ho ridotto neanche uno. Ne prendi tutti, Edo. 6. Tutti e 6. Quindi 8 livelli di salute. Credo va in torpore. Per fortuna lì di mezzi. Quindi vado a 7, perché... vado in torpore perché avevo 3 aggravati. No. Quindi quindi con un pugno Jeremy stende in Balcania che finisce. Oh, cazzo. Siamo a 2. Aspetta, arrivo subito, c'è bisogno di una cosa. E siamo birra, a 2, ragazzi. Devo prendere la birra. Pure dimezzati, è vero che ci avevi 3 gravati. Grande, tra l'altro, per essertelo ricordato tu, perché quelli me li ero completamente dimenticati. Pensavo è assolutamente giusto. No, ho preso 2 più 1. 2 più 1 perché posso finire, mi dovevo togliere i vestiti, ne ho preso solo uno. Vabbè, ragazzi, so che dovrò spiegare come sarebbe andata a finire, perché non la finiranno. Quindi io non ho ancora subito danni dall'inizio della campagna, Rex. Ti il prego. Che adesso rischi. Rischia di stantarti, sappilo. Hai preso robustezza? Ne 3. Anch'io. Hai preso robustezza? Robustezza. Un ventru deve sempre prendere robustezza, sappilo. Per un punticino io lo prenderei. Io ho fatto il malcavo e nelle fisiche ho messo più punti in costituzione perché sapevo di prenderle le botte. Anch'io ho preso 3 costituzioni, 1 forza, 1 2 destrezza. Ok, ragazzi. Secondo In realtà velocità che possibilità mi dà? È dal prossimo turno. Ah, ok, dal prossimo, perfetto. L'hai attivato a questo turno, dal prossimo turno avrai un attacco bonus senza malus ai dadi. Okay. Bene, prego, tira l'attacco su di me. Di che morte devo morire? No, ma poi alla fine, ragazzi, non tocca a te adesso, Rob. No, deve fare il secondo attacco. Uno. Un solo, quindi solo 4 dadi di forza, più 2 automatici di potenza. Quattro, ridotti da metà, dimezzati, no, due dadi. Aspetta, io tiro su costituzione. Vero? No, ha fatto 10, 4 e 5. Però è vero, devi tirare... Ah, 4 perché c'è il 2 di potenza. Non resistere a 4 dadi? A 4, sì. A 4 danni? Tu tira tutti e 3. Quelli che rimangono li dimezzo. 8, 6. 2, quindi ne rimangono 2, quindi si dimezzano. 1. Ok, Jamie, tiri una sberla danno, atomica. Primo danno subito. Tiri una sberla atomica a William, che lo mandi a impattare contro la limousine di Rick. Mentre il secondo colpo contro Rick è goffo e non lo colpisce bene e soprattutto non sembra procurargli alcun danno. Tutta colpa di quel nospe di merda che si è messo in mezzo. Vabbè, con un danno extra gli faccio dei 2 livelli di salute al massimo. Tra l'altro adesso nostre di merda. No, non volevo. Dobbiamo mettermi in mezzo, ragione. Rick. Sì. Ascendente 3. Che questo era potenza adesso versus demenza verso ascendente versus fare quello che dico. No, ragazzi, non è ascendente 3, ascendente 3, perché è arrivato comunque un pugno in faccia. Oh. Ascendente 3, per favore, pizzato. Ma non si può mirare alla faccia in fire. No, potresti con dei malus, potresti andare. Lui non ha tirato con dei malus. No, era per dire. Ah, ok. Vabbè, comunque... adesso mi deve ascoltare e deve fare quello che dico io. E gli lancio l'ascendente 3.
Allora, cos'è che erano 5 dadi? No, aspetta. Sì, 5 dadi con difficoltà meno 2, però. Quant'è la tua difficoltà, Rex? Non lo so, dove vedo la mia forza difficoltà? Forza di volontà. Totale, 6. Quindi 4. Aia. Eh beh, guarda che comunque 4, perché o hai speso tutti i tuoi cazzo di pix in forza di volontà, oppure 4. Su me è 2, figurati. Su me è 1. Aia, vedo un 1. 5-4, due successi. Difficoltà 4. Due successi. Quindi un giorno. Per un'ora. Ma aspetta, aspetta, fermo. Fermo, io posso usare forza di volontà però, per esistere all'influsso, giusto? Sì, lo dico subito, c'è scritto. Se la potevo usare il gigantone tremando. Ma non so se ho dato forza di volontà o semplicemente aveva la forza di volontà molto alta. È vero, anche quello è vero. Cioè se ce l'aveva 10 comunque sia, la difficoltà era 8 per Rob, non era da ridere. Sai che no? Allora, però non mi ricordo. Allora, perché avevamo messo la possibilità di resistere a demenza 2, se vi ricordate. Ah, sì. Spendendo forza di volontà. C'è scritto, tutti possono resistere a questa disciplina per un turno spendendo un forza di volontà. E riuscendo in un tiro. Quello lì è ascendente 1. No, ascendente in generale, patato. Aspetta, è vero. Terzo paragrafo. Dove? Ascendente. Scusa, terzo capoverso. Allora, devo spendere un punto di forza di volontà e riuscire in un tiro di forza di volontà difficoltà 8. Comunque vorrei dire che abbiamo creato una scena epica, Rex, ne sappilo. È stata epica. E quindi mi eliminate? Sì. Oh no, io la renderò affidabile. Con l'ospite in mezzo, no! Tanto pugni di occulto che prende attraverso lo sferato senza. Sì, devi spendere un punto a forza di volontà e tirare un dado. Senti, no, fare un tiro su forza di volontà a difficoltà 8. Tirando, tira 6 dadi e deve fare più 8. No, aspetta, no. Usando la permanente o usando quella momentanea? La permanente sempre. Quanti punti forza volontà hai? Permanente, lo sai che non l'ho segnata? 6, l'abbiamo detto prima. 6 prima, willpower. La difficoltà di questa. Ah, sì, ok. Ah, ok. Ne hai spesi alcuni? No, mai spesi. Perché io mi ricordo... Ero io che ne ho spesi a manna. No, okay, io no. È vero, ok. Perfetto, perché vai. Non li ho spesi, sono un coglione. Vabbè. Quindi 6 di 10? Sì. 6 di 10 a difficoltà 8. Ti prego. Minchia, già vedo un 10. Però ho visto un 1. Però c'è anche un 1. No, sì, un successo. 9. Fanculo. È un successo. Un successo per questo turno resiste. Jamie resiste. Mi tolgo un punto forza di volontà. Sì, però la permanente rimane permanente. Quello temporale è quella che è full. Temporale. Non i quadrati ma i pallini. Importante perché lì ci sta seguendo. Forza di volontà ha due valori, si divide in due valori. Una forza di volontà permanente, che indica la forza di volontà che comunque è massima del personaggio, e un pool, un quantitativo di punti di forza volontà temporanei che possono essere spesi. Quelli temporanei, se spesi completamente, lasciano il vampiro esausto. Quelli di forza volontà permanente invece difficilmente vengono modificati, se non da discipline molto potenti. Quindi ritocca a moi? No, devono giusto. devono ridichiarare le azioni dal più basso al più alto. Quindi, che incorpore? Rick, vuoi usare una dominazione di nuovo? Cioè, scusami, in una roba che è dominazione. Allora, per ricordi cronaca, ti ricordo una cosa: c'è Seward sulla limousine. Puoi usare Seward contro Jamie, tanto sappiamo che non gli fa una ceppa. Effettivamente. faccio uscire Seward e lo faccio tacere Rex. Cioè faccio tacere da ci lui. Provi. Rex. Ci provi. Esatto. Questo io dico quello che voglio fare. Poi anche perché deve è ancora sempre uscire. Ci provi. Altre azioni, quante altre azioni vuoi fare? Schivate, parate. No, parate non le puoi fare. No, semplicemente vado...
e gli dico di menargli le mani, infine. Ah, ti allontani proprio dallo scontro? E certo, vado vicino alle museum, faccio uscire il tipo e menargli le mani. Va bene, ok. Anzi, sarà già fuori, vado da lui direttamente e gli dico menargli le mani, fine. Hamilton. Quello gli mina le mani, però. No, prima io. Pugnetti sui pugni. Esatto. Prima c'è Lore. Allora, sta uscendo dalla limousine. Ok, allora uso un ulteriore punto sangue e vado a 5 punti sangue e mi pompo forza di nuovo e vado a 5 punti forza. Ok. Si è attivata velocità. Ok, quindi arrivo dove è praticamente il ventro, dove è Rick, e lo tartasso di botte. Non caghi sì, guarda. Ma no, tanto, prima che scenda. Prima che scenda. Sceso. Ha ragione, perché lui è prima. È vero, di... perché io non ho ancora fatto andare. Cioè, non è ancora sceso. È vero, è verissimo, giusto, giustissimo. Vabbè, Seward sta comunque scendendo, è un cazzo di goal, assoggettato a mille. Però attacco il Venture e poi attacco anche coso? Hamilton! In questo caso l'animalità di Rex sta aumentando. No, demenza. La frenesia è normalissima. Cioè, se io gli parlo con sussurri ferini, ci capiamo. Quello perché è un animale di suo, vabbè. Appunto. Armi. Yeah, beccati sto pugno al posto mio e non rompere. Presente? Signor Seward, gli meni le mani. Signor Hamilton, scudo di carne, grazie. Scudo di carne, Hamilton. Quello che faccio io è mettermi davanti a Rexen stavolta, però in modo tale da bloccarlo, quasi a placcarlo. Quindi faccio un placcaggio. Sì, cerco di bloccarlo. Ok, quindi primo ti chiedo se vuoi spendermi punti sangue. Io? E spendo uno per pompare forza. Pensavo costituzione. Pompa costituzione, cazzo, yeah. Fidati. Aspettavo proprio una. Allora, momento. Quanto è bella sta scena, però l'ho adorata. Anche Guardino vuole farci un disegno. Scusami, Luca, ma lui ogni turno deve spendere un punto forza di volontà e ritirare? Sì, ogni turno, sì. Se lo fai continuativo, se adesso hai smesso. Se adesso hai smesso, basta. No, è continuativo. No, momento. Ascendente c'è per un giorno. Ragazzi. La persona però deve continuare a consumare punti finché non vede più il fratello. Finché non vede più il fratello, l'altro caso è per un potere troppo avanzato. Ah, ok. Finché è in linea di vista, deve continuare a spendere. Quindi o lo massacro in questo turno o devo rispendere un altro punto. O scappi. Oppure, sai cosa puoi fare? Chiudi gli occhi e vai a pugni. Vai con la lingua. Come i serpenti. Però ti fa sfiga perché ha sangue freddo, quindi non lo senti. Col fatto allora, che il ciccio mi si è messo davanti e vuole afferrarmi, che... dovrei fare un'azione extra. No, non è vero, nessuna. Praticamente... Aspetta, quando faccio la cosa e faccio la presa, utilizzo anche forza di volontà. Aspetta, fai stretta o presa, ragazzi? Cosa cambia tra le due esattamente? Allora, questa stretta, questo attacco non infligge alcun danno in quanto ha lo scopo di immobilizzare l'avversario e non di ferirlo. È una stretta. Per Hamilton è palesemente una stretta. Sì. Stretta. In caso di successo, l'attaccante trattiene l'avversario fino all'azione successiva di quest'ultimo. In quel momento, entrambi effettueranno un tiro contrastato di forza più rissa. Il bersaglio. Il bersaglio resta immobilizzato finché non ottiene un numero di successi superiore a quello dell'attaccante. Mamma mia. E adesso mi tiri forza più rissa per aggrapparti. Spendo un punto di forza e volontà. Per far cosa? Ah, per... ok. Per successo automatico. Successo. E una cosa, dovrei recuperarlo perché sto facendo anche il martire. Sì, non lo recuperi immediatamente. Non a fine... Sono dopo. A fine sessione. Quindi tiro o non tiro?
tanto quando diventi carne macinata devi tirare comunque. Oh, sì, sì, lo devi so. No, lo tiri, se diventi una scatoletta di tonno, avrai punti di violenza. Questa carne macinata con le orecchie di Hamilton ha fatto che... un 1, oh! Porco giuro. No, no, però se nulla il 9. Ok. Quindi un successo. No, un fallimento. No, un successo. Ma quanti willpower hai speso? Uno. 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 A posto. Perché puoi spendere solo willpower. A Edo ho concesso di spenderne 3 perché era un'azione continuata. È come dire pompo forza di 3 quando sei fuori dal combattimento eccetera eccetera, nel momento in cui ci entri sono secondi, quindi non hai il tempo. Vado Rexen, Jamie, ti ha modificato le tue azioni ovviamente, quindi tra l'altro mi dovevi quante azioni vuoi fare tra l'altro? Avevamo detto 2 quindi tolto... avvicinarsi 2 pugni, però adesso c'è in mezzo Hamilton. Aspetta, posso anche dire una frase nel frattempo, magari riesco anche. Ok, fermati, il tuo bersaglio l'hai preso e non mi punire per questo, fermati, quello che devi punire l'hai punito, fermo, basta violenza, ti prego, basta. Tiro un pugno allo sferato e vado avanti, ringrazio il sommo, ma rifiuto l'offerta e vado avanti. No, tu hai fatto un successo, adesso... Però mi fermo. No, è prova contrastata, devo dire io. Allora, quindi, quante azioni fai? Lo contrasti e fai comunque 2 pugni? Oh, se lo deve anche avvicinare, che io mi sono allontanato. No, tu non ti sei ancora allontanato. Hai ragione. Perché vado prima io. Allora, lo contrasto e attacco... Quanti colpi? 1. Uno solo, quindi un pugno solo. Sì. Ok, quindi non hai penalità, perché... Non okay. Io pensavo che volevi fare 1000 attacchi, va bene. Devi fare una roba tipo Matrix che i pugni si vedono tipo quindi forza più rissa. Forza più rissa, tirate entrambi. Lui ha tirato. No, quello lì era la prenderti. Adesso è contrastata forza più rissa. Vuoi usare un'altra forza di volontà, Hamilton? Sì. Ok. Quindi un successo automatico di Hamilton. Lui può arrivare al massimo a 4. Ok, 3. Sono 3 successi. Vai, Rexel. Tu devi tirare forza più rissa. Rissa. Quindi il fatto con potenza 2 vale come 2 successi. No, ovviamente non è scritto. Anche se a rigor di logica, sì. Io lo farei valere. Tecnicamente. Io lo farei valere perché è conta come sì, forza. Sì, sì, fallo valere. No, vale. Intanto tira già 150 dadi, non vi preoccupate. Ha fatto 26. Credo 10. Di sì. 1, 2, 3, 4, 5 più 2, 7. Esplodono le braccia di Hamilton. Vieni spazzato proprio a svariati metri di distanza. Mentre Jamie avanza e carica il pugno per colpire di nuovo Rick. Mi concedi che la stretta rimane attaccato e rimango attaccato tipo mantello? Ho fatto proprio successi. Sì, ma è tipo svenuto ma col mantello. Ma cioè, oddio! Allora, dai, adesso devo attaccare il ventro. Schiaffami sti 10.000 colpi di Okuto. Ma fai? Allora, che fai? Un pugno, una presa, un placcaggio... Un morso. Pugno. Oh, minchia, perché quando tiri con lui fai merda? 8 e 6. Non ho la più pallida idea. Mamma mia, quindi un successo bonus. Quindi forza 5 più un successo bonus 6 più 2 successi automatici. Quindi 6 dadi e ha già 2 successi, quindi. Yep. Cosa dice la chat, ragazzi? Si sta scatenando. 10, 10, 7, 3 sono 5 successi, 5 danni. 5 diviso 2 5 3 ne assorbo 2 1 quindi 3 diviso 2 per diviso difetto 1 è resistente Jamie, è resistente, sarà forse che ti sei sbilanciato, sarà che sei felice di aver sbalzato lontano da te Hamilton, sta di fatto che anche questo pugno Rick lo assorbe, sarà che fare Pilates funziona. Ma anche il popper e prende tante botte in culo a sua. Mo però lui è graffiato, giusto? Ora è graffiato. Adesso sono ha un malus di meno 1. Sì, ma con questa velocità, cacchio. Ah, è vero, devi fare anche un'altra azione adesso, tra l'altro. Alla fine di questo. Di velocità, alla fine. No.
No, no, due. Due azioni. No, ha fatto due azioni senza malus. Ma poi no, la seconda aveva il malus. Più quella di velocità. Ma si fa la fine quella di velocità? No? No, no. Ha fatto due azioni. Si fa la si fa malus. Aspetta, no. Perché si fa la fine di tutto quello di velocità. Potrei aver confuso quando si usa velocità. Perché è un'azione in più che dai. Infatti quando usavo velocità 3 io avevo tre azioni da fare alla fine di tutti gli altri. Le azioni supplementari si svolgono alla fine del turno, mentre l'azione normale avviene come stabilito dal tiro di iniziativa. E dopo subirei questo mettino. Facciamo così. Ok. Tanto non ti ha steso. Giusto, Rick? Ma non ho capito, dopo ha un'altra azione ancora? No, 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 questa la contiamo come già fatta, ma dopo. Sì. Ok, anche perché sennò questa qua aveva un malus di 1. Mm-hmm. Sì, sì. Esatto. Quindi che okay, fai? Vabbè. Ma gli mando Seward Scott contro a menarlo proprio a farlo tacere. Evoca Seward Scott. Seward Scott, scelgo te con la Pokéball. Esce questo robo così. Willpower, Rexen. Devi fare il test su Willpower. Devo fare un test su Willpower. Spendi Willpower? Sì, se no mi si attiva la dominazione, vai. Oh, ti prego, ti prego, ti prego. Oh. Sono due occhi. Fuck. Uno, ma porca miseria. Ma si può. Qui il culo è potente. Sempre successo solo. Ma sempre quando devi picchiare la gente, lui c'ha un culo. Ok, allora fatemi tra l'altro. Non è vero, in realtà sta tirando molto bene da quando abbiamo iniziato. Io sono stranamente resistente al fisico. Lui è stranamente resistente a. La stessa iniziativa di Robin, per comodità mia. E arriva per questo turno, fa solo un pugno e sta sulla difensiva. Ah, di protegge, spero. Ascendente, proprio... ascendente, tutta quell'altra roba. No, questo qua tenta una presa. Anzi, ti placca. Cioè, placca me. Sì. Ok. Forza più rissa. Vi ricordo che lui è il nostro allaccio per trovare sto Jack comunque. io vorrei dirvelo, però sono in torpore, quindi non posso. Ma se ci demoliscono Scott è un problema. Ma no! Una marea di uno. Ma come una marea di 1? Ha fatto 3, 10 e 2, 1. Quindi un 10 passa. 10, 10. Ho fatto 3, 10 e 2, 1. Vabbè, la presa entra però perché un successo sì, c'è. Successo c'è. Vai. Quindi il primo turno faccio i danni da forza. È vero perché non è subito contrastato. Yep. Ma tanto non ti deve fare danno, deve solo bloccarti. I got one, let's go. 17. Ok, 3 danni. Rexen, tirami per assorbire. È un placcaggio. Yep. Comunque, vi fa danno lo stesso. Assorbiti. Ma... direi che sei proprio. Pum, 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 pum. Hanno fatto. È stato. Chi ce li ha adesso d'acciaio? Merda. Ovviamente, però, si guarda, ti ha placcato. Quindi, state dopo sarà. Ok. Esatto, dovrai liberarti anche da lui. Aspetta, allora in questo caso i danni che ha ricevuto Rob non vengono più tenuti conto, deve fare l'azione per il liberarsi adesso. Può cambiare l'azione? No, alla prossima, tia, abbiamo deciso alla prossima. Ma questa ormai l'abbiamo gestita. Ah, scusa, avevo capito che comunque entrava. No, no, semplifichiamoci. Ma sempre è un danno, non è un problema. Ok, andiamo, vai di iniziativa. Tanto ragazzi finiamo questo scontro e finiamo la serata perché c'è un casino. Vediamo se come usciremo la serata. Tanto sappiamo tutti come va a finire Rexen, quindi prima ti arrendi meglio è. Prima vai sotto il mio ascendente meglio è. Non credo che voglia buttare così velocemente la spugna. Ok, no, no. Robin, che fai? Comando. Su Rex. Ma... ok. Blocca. Qualche altra azione? No. Schivare, bloccare. Schivare. No. Ah, però diminuisce i tuoi ammontare di dadi, rende più difficile questo tiro. No, allora solo comando. A braccia incrociate.
Il comando è a braccia incrociate? No, il comando è bloccati. Ok. Passiamo a... Jamie, che vuoi fare? Devi parlare nella sua lingua, devi fare comando placati. Quanti punti sangue placati posso usare? Uno a turno. Uno. Pompo forza e vado a 6. È il massimo. 6 è il massimo, sì. Sì, sì, è il massimo. No, okay, sì, sì. Perfetto. Vado a 6. 4 punti sangue e 6 a forza. Dopodiché chat, mi state chiedendo perché mi sta per mi sta attaccando e tutto. Sono Jack lo squartatore. E in verità sono io. In realtà invece era una scopa. Vabbè. Scusa Rex. Quindi mi tolgo comunque dalla presa del gigante che Rick ha insultato Jamie, cioè gliel'ha detto, cioè nel senso sono arrivati i ferri corti. Sì. Mi libero dalla presa del gigante del cazzo e massacro Rick. Quindi quanti, ok, poi ti chiederò quante azioni vuoi. No, aspetta, quante azioni vuoi fare? Due. Solo due. Mi libero e meno il ventro. Però ti ricordo che la tua azione di velocità viene fatta per ultima, quindi potrebbe essere ribloccata da Seaward. Da anche da ascendente. Già. Okay. Quindi vuoi fare un'azione in più o sempre solo due? Che cambia se ne faccio un'altra o... Prendi meno uno e meno due sul secondo attacco e l'ultima che fai in fondo non hai malus. Mentre se ne faccio solo due? Ah vabbè, non c'ho... Non hai malus, però l'ultima va in fondo e rischi di essere ribloccato. Non prendo malus. Preferisco non avere malus. Ok. No, un malus sul colpirmi ce l'ha, perché uno è per liberarsi e il secondo è per colpirmi. No, il secondo è dato da velocità. Quindi eh no, quindi vanno in fondo, Luca. Sì, abbiamo detto in fondo. Quindi Seaward potrebbe ribloccarlo. Può cambiare l'azione, okay. Può cambiarla. Lui può dichiararla, ma può cambiarla. Ok, ok, giusto, capito, capito. Quindi, vadi, master. Tocca a me, Ciccio. Per essere ricatturato. Prima tocca a Tia. Oddio, c'è ancora Tia. Quanto distanza c'è tra Rexen e Robin? Poco ancora. No, beh, poi sei mosso... 4 metri. Ok, ok. Mi denudo e mi metto in mezzo a loro. Perché ti denudi? Perché si denuda? Mi dovete fermare, non so come fermarvi, non ho forza, sono solo brutto, almeno vi fermate. Quindi, questo turno Hamilton lo spende a spogliarsi. Rick, tu vedi questo e ti inquieti. Oddio, era il mio momento per usare la gimnofobia e sono in torpore. No! La paura della nudità. Oh. Jamie, ok, vada master, devo liberarmi dalla presa forza. Del gigante, vai. Di forza, mi metto in mezzo perché faccio schifo, cioè in questo modo tua. Io tiro 7, tu tiri troppo, 9 ecco. Master, basta con sti 1, che cazzo. 1, 2 successi. Ha fatti due. Ah, è timido, si copre le parti, si copre i capezzoli e il pene. Credo di essermi liberato, la butto lì. 3 successi, madonna, ma non è possibile. Più 2 di potenza, 5 successi. Ok, Jamie si libera. Tocca a Seaward. In questo caso, se avessi messo l'ornitofobia a Rexen, avrebbe funzionato, che ha la paura degli uccelli. No, ma il mio si copre i capezzoli e il pipino, cioè sta così perché è timido. No, aspetta, io c'ho un'altra azione. Il cazzo, non il pipino. No, no, il pipino, Emito dice pipino. Quella da quella velocità? No, avevo detto che mi liberavo e attaccavo il ventro, o mi sbaglio. Hai malus, ma ti prendi malus allora. Ah, in questo caso, ok, va bene. E allora però dobbiamo ritirare questa. Togli un dado, togli un successo. E allora così ho vinto io. Perché? Scusa. No, lui ha 4 io ho fatto successi. 5 successi. E tu master nei 2. È vero, perché c'è potenza. Ok. Vabbè. E no, io avevo capito che avevo 3 azioni. Ma per questo glielo avevo chiesto, per questo ho specificato. Ah. Pensavo che a questo punto avevi capito anche te. È personale. No, no.
No, è sta vita ogni tanto mi si toglie. Strano, perché l'ho ripetuto diverse volte. L'hai ripetuto te e poi l'ho ripetuto io. No, allora ho capito malissimo io, scusate. Va bene, allora, quindi l'attacco che ti smarchi e colpisci Rick è da 7 danni. Ok. Aspetta che mi si è torta la lente, quindi ci vedo malissimo. Vediamo se mi schiaccia la testa questo qua. Ho già Jay. Già c'ho meno uno i tiri. La forza pompata così tanto è un casino. Minchia, la vedo male. No, vabbè. C'è uno. Ci sono 10.006 però. 1, 2, 3, 4. Quindi 3 dadi bonus. Più la forza, 9. Oh, porca miseria. Aspetta, arrivo subito che c'ho. Aspetta, arrivo subito che t'ammazzo. Non hai capito. No, perché c'ho sto occhiale che mo dovrò cambiare perché mi si sfila sempre sta lente. Nel frattempo, William, sul fianco dell'auto, dorme. Ah, se lei non è addestrata a combattere, sono l'autista. Sì, c'è anche l'altra guardia del corpo che è addestrata. Ora è una ninja. Ma l'altra guardia del corpo l'hai lasciata a casa. Va bene. Avevi detto che portavi Seward. Va bene, va bene. Aspettate, tiro un attimo perché sennò non ho fritto più. Ma non puoi dividere Visma e Kronk. Vabbè che c'è un nuovo Kronk. Ti prego. Vuoi che tiriamo un D10? Anzi, chiediamo alla chat cosa decide. Decide la chat. E lì c'è l'altra guardia del corpo di questo povero Rick Spencer. Allora mi sembra che sono successi 7. Più 2, 6. C'è un 1. Non vale anche il 6? C'è un 1. Ma c'è l'1. Ah, c'è l'1. Scusate, senza occhiali. Sono 6 danni? Sì, vediamo quanti ne riduce. Già 3. Nessuno. 3 danni. 3 danni. Ah, porca. 6 diviso 3. Diviso 3 danni, quindi vai a 5 livelli di salute. Al quinto sei ferito gravemente? Dai, sei menomato. Il personaggio è ferito, no, in maniera aspetta un attimo, io ero graffiato. 1, 2, 3, straziato. Graziato. Il personaggio è ferito gravemente ed è in grado solo di zoppicare con difficoltà. Jamie si libera e ti dà una schicchera. Colpisce violentemente il ginocchio di Rick, fratturandoglielo. Hai meno 2 tiri adesso. Sì. Rick. Dicono no. Comando, fermate. Dicono no alla guardia. Preparare la sua lingua. Dicono no alla guardia del corpo. Deve da morire. Bastardi. Che stronzi. Mamma mia, deve morire. Oh. Mamma roba, Jimmy. Tutti vogliono morto Rick, ma perché? Guarda che chiamo un pelone, eh? Perché Jamie è l'eroe del popolo, è l'eroe proletario. Vabbè. Dalla parte dei poveri. Adesso mi appiccico la schiena di Jamie nudo. Fermati. Con le sue parti intime a contatto, perdiamo anche il nostro lato. No, non ha le parti intime, non ha le parti intime, Hamilton. Come no? No. Ragazzi, no, le ha perse. Tiro dominazione, ma quanto? Difficoltà meno 2. Certo. Power, Luca. No, aspettate, come avrete fatto? Sentiamo. Ragazzi, l'hanno sperato. E allora? Che cazzo c'entra? Ha perso le palle. No. Perché? Diventano orribili, punto. Possono perdere pezzi, eh. Scusa, ci sta anche, è timido. Vabbè, onestamente, uno è virato per campagna ci serve. Per dirvi che Hamilton è il corrispettivo allo sferato del Big Jim. Esatto. Sai che arriva proprio Jimmy. Jimmy. Oh, quello non ha le palle. Ma passiamo oltre. Allora, dominazione di Rick. Ma se muore Rick, che fine fa tutta quella sabbia? Si chiede la chat. C'è lo zio a casa che fa: io avevo ordinato 2 camion di sabbia, dov'è Rick?
Probabilmente allora, mi fingerei Rick. Allora. Persuasione più autorità. Meno due dadi perché... Meno due dadi? No, no. Meno due dadi e più due. Meno due di difficoltà, ma più due dadi di autorità per leader. Quindi si annullano i malus. Ah, okay. Esatto. No, è meno, quattro è meno dadi. Due al tiro, ragazzi, mi sa. Ma lui ha anche più due dadi. Ho due dadi, ma meno due non è riferito ai dadi, è riferito alla ballone. Ho meno due anche la difficoltà. Ci siamo già arrivati. Ah, ok. Rex, difficoltà. In difficoltà, per favore. Difficoltà è sempre... Forza di volontà. Sei. Spendo un willpower per un successo automatico. Ok. Quattro dadi. Via. E si scoprì che Jamie di generazione... ottava e no, no. Accidenti, quanto sono convincente. Devo tirare un altro dado per il da 10? Eh sì. Va bene, adesso è un 1. No, un 5. Ho tipo un successo, due successi, 3, 4, 5 successi. Non serve forza di volontà su giro, eh? No, puoi, eh. Non c'è. No, su questo c'è specificato che proprio puoi, quindi ah, mi sembra. Puoi. Sì, ma allora, proprio sua sì. Dominazione 1. Quindi, un momento. Tu hai dominazione 1, giusto? Sì. Ah, ma io ti ho fatto tirare sbagliato. Perché? Era persuasione più intimidire. Non l'avevamo cambiato? No, avevamo cambiato ascendente, non dominazione. Hai ragione. Ho sbagliato io a legge, ragazzi. Ho letto il secondo livello. E infatti, io dovevo tirare 4. Perché io per persuasione ho 4. Io ho tirato 4 perché mi ricordavo di dover tirare 4. Perché tu mi hai detto percezione più autorità. Se no tiravo 7. Io ho tirato 4 perché mi ricordavo che devo tirare 4. Ti comando. Ritira 7 allora. Persuasione più intimidire. Hai. No, autorità. No, ha tirato 4. Scusami, percezione più autorità è 7, percezione più intimidire è 4. Io ho tirato 4, infatti, perché mi ricordavo che dovevo tirare 4. Quindi ne hai già tirati normalmente 4? Sì, ho già tirato giusto. Ok, mentre per resistere non vedo una difficoltà. Credo, in base a quanti successi fa, forse. Ne ho 3 più un automatico. Quindi 4 successi, cioè automatico, willpower. Ma in questo caso quello... è difficile. Ah no, anzi ne ho 4 più 1. Tanti successi obbligano il soggetto ad agire con maggiore forza per un tempo più lungo, però non è scritto come si fa a resistere. Tendenzialmente è quella lì che è per resistere con i successi, è come se fosse un tiro contrapposto di forza, di la presa per dire. Il nuovo sarà forza di volontà. È su forza di volontà? Tanto che tu magari devi fare successi tanti quanto i miei successi. Esatto. Prima ne ho fatto uno. No, perché è uno scontro mentale. Quindi devo fare almeno 4 successi. No, 5 successi. Evidentemente prima ne ho fatti 2. Noi non doveva fare 2 successi per resistere ascendente 3. No, lì è specificato che basta un successo no, per resistere. No, è un successo. Perché quello è continuato. Che non, sì, beh, giusto, anche perché la difficoltà è aumentata. Qua però, invece direi di fare... Ma io infatti direi, fai un tiro forza di volontà, deve far successi quanto i miei successi, la difficoltà però è 6. Sì, sì, la difficoltà è sempre la stessa. Vai. Ok. Aspetta però, no. Aspetta, momento, non devi tirare però 6 dadi adesso. Devi tirarne 4, perché puoi usare un massimo di dadi pari ai punti forza di volontà temporanea. Non lo supererò mai praticamente. Quindi non può superarlo. Poi non posso... No, lui ha fatto 4. Ah no, ha fatto 5 successi. Potresti tirare 4, sperare e spendere anche un punto volontà per aggiungerne uno. E no, sa che tira 3. No, ne qui tiro 4. Spende 1 e ne tira ancora 4, quindi. No, lui ha fatto 3 successi più un automatico, sono 4 successi. No, sono 4 successi più un automatico. Non ha fatto 7, 4, 8, 4. 10. 7, 4, 8, 10. La difficoltà è 6, Rob. È 6. La meno 2. Ah no, io ho fatto 6 successi allora. No, allora no. Troppo no, allora niente. No, ragazzi, la difficoltà è 6. Sì, è 6 meno 2.
ha fatto 6 successi. Come niente, fa? Allora non difficoltà non è 6-2. Patato, hai 6-2, però hai meno 2 al malus, che ti dà più 2. Meno 2 al tiro di dadi. Hai meno 2 dadi, eh. Ora che non è il malus. Ah, magari. Pensavo fosse il malus, scusa. No, non è un malus, sono dadi quelli. Dadi. E niente, allora passa, entra. Niente, ti blocchi. Ok, quindi blocco ovviamente l'attacco di velocità. Sì. E Jamie si blocca. Adesso devi fare anche il tiro su ascendente. E mi devi fare il tiro su ascendente. Lo spendi? Vediamo come va. Sì. 6 di 10, vai. Vedo 2 10? Sì. Vai. Passato. Tanto sei bloccato lì per un bel po', 6 successi sono un bel po'. 6 successi sì. Prima o poi ti forze volontà finiscono, puoi provarlo ancora per 2 volte e poi... 3 volte. Ancora 3 di forze volontà. 3 volte. Ok, quindi Jamie si blocca lì sul posto come se fosse diventato di cemento. Dico non anche a Coso di fermarsi. Hai impossibilitato a muoversi. Di tenerlo fermo. Ok, ah beh, sì, ovviamente lui fa... Ok. Tipo lo abbraccia, lo cocco, vabbè. Lo immobilizza. Ovviamente colpirti è facile, sei fermo, quindi ti prende. Poi ovviamente il tiro contrapposto sarà tutt'altra cosa. Mi muovo verso tempo io. Ah, giusto. Ragazzi, mi sposto io. Ok. Vado in un'altra stanza. Se no è mezzanotte, ci blocchiamo. No, aspetta, però, dobbiamo vedere se fa ancora qualche tiro. Ci sei andato vero, vicino vero. Così, James. Ho visto. Avessi, comunque... sai cosa hai sbagliato? Sei stato avaro, volevi avere pochi malus. Lo so, in effetti sì, a ripensarci, magari l'attaccavo un'altra volta e l'avrei fatto, in effetti. Io avrei fatto 3 o 4 azioni a turno. Il bello del Brugia è che fai tante azioni, perché hai tanti dadi, capito? Sì. Va bene, una non va, l'altra. Cioè, chi gli serve? Comunque le discipline mentali sono una cosa allucinante. Sì. Beh, zio, tu mi stavi per sfondare tutto, vedi te. sì, cazzo, ma io sono obbligato a fare un forza di volontà a turno che se poco mi finisce. Ho capito, tu in un turno mi puoi ammazzare a momenti. Io ti devo uccidere. È andata bene coi dadi. Sì, in quel caso sì, tantissimo. Lo sai che se tiravi fuori un coltello l'avete ucciso? Non ho un coltello. Ho le nocche. Ho capito, ma le nocche sono sempre danni contenti. A meno che non ci metti delle lame sopra le nocche. Sarebbe un po' di sgamma. Ciao, io sono Jamie. Per gli amici Wolverine. Sabri. Cioè, a ogni turno mi infliggo un malus da solo perché sì. Mi auto... Sono Jamie. Aio. Poi vado in torpore da solo dopo 7 volte che faccio così con le mani. Vado da Temple e mi metto di fianco a lui. Pota. Allora, azione più bassa. Rick, cosa fai? Cambia stanza, innanzitutto. Sì, poi... Si denuda. Sta cambiando stanza. Anche Rick si denuda. Diventò un'orgia. Grazie a Dio sono in torpore. Il problema è che si possono sempre usare nell'orgia. Sì, ma almeno non lo vedrò. Ma lo sentirai domani mattina. Quello è probabile. Chi se lo sferato vincibile. Ascolta, non ho le palle, ma ho sempre la fame che funziona. Ma il culo ce l'ha. Ragazzi, mamma mia. Allora. Ci siamo? Ma perché tutti lo volevano morto, poveretto. Perché? Un'orgia vampi gay. Vabbè. Sono Jamie con i pugni nelle nocche. Ce l'ha fatta. Ce lo abbiamo. Rob. We have it.
We heavy, mamma mia che inglese del ca... Noi abbiamo esso. Robin. Hello, my friend. How are you? I found the bed. Eccomi. The bed. Signor Marrone. Uomo illuminato d'immenso, cosa fai? Gesù. Pensaci tu. Gesù. Che fa? Cosa... Allora, che cosa faccio? Scusate, mi sono perso un attimo. Ho detto al tipo di bloccarlo, vabbè. Ma volevo chiederti, adesso Ascendente è entrata o gliela posso lanciare di nuovo? No, sta ancora combattendo. Quindi se io gliela lancio di nuovo, cosa succederebbe? Dovrebbe fare un tiro? Nulla, non succederebbe nulla. Ah, nulla. Va bene. A parte che sono zoppicante. Zoppicante? Hai il ginocchio fratturato. Non ho più un ginocchio, ho un gomito. Sì, c'è l'altro lato. Praticamente è un gomito. Oddio, lo struzzo. Mi siedo semplicemente sulla limousine, cioè nel senso mi appoggio alla limousine e aspetto. Come vede, signor Jamie, non voglio arrivare a farci del male. Voglio solo che lei mi ascolti. Posso muovere la bocca o sono proprio... Aspetta, porta. Hamilton, no, è vero, tocca a te, Jamie. Puoi parlare e dichiarare le tue azioni. Che cazzo c'è? Sto fermo e non credo posso fare niente. Puoi resistere. Dovrei fare sempre se è successo e non posso. Quindi niente, sono bloccato. Gli sputo in un occhio. Minchia, sputi a 4 metri. Beh, potenza. Ho potenza a 2, cazzo. Sei fortunato che non ti impugni con lo scozzo. Gli trapassa l'occhio con raspino. C'è Luca bloccato male. Così. Cioè, però... Ti immagini uccidere Rick con lo sputo? They are all dead and I didn't have to do shit. È vero che danni fa uno sputo contundenti? Dipende, una samita magari può essere anche veleno. No, quindi. Sono i serpenti della luce, o comunque i setiti che hanno lo sputo veleno. Setiti, sì. Ah no, sì. Anche gli assamiti. Anche gli assamiti possono sputare. Sì. possono anche fare brutto altre robe. Altre brutte cose. Brutte. Brutte. Gli assamiti sono i cannibali dei vampiri, quindi figurati. Comunque, Jamie, quindi tu non fai null'altro, nient'altro? No, a meno che non mi dici che io posso fare qualcosa per... no. Puoi far tremare la mano. Sei successi? No, cazzo, sono 6 turni. Almeno sono da contare come 6 turni. E se ti va bene... facciamo così, ogni turno perde un po' di potenza il comando. Però il problema è che fa 5, 4, 3, 2, 1, mentre tu hai 3 will. Hai ancora... 3 punti forza di volontà, sì. E li spenderai tutti e tre nei prossimi turni per resistere all'ascendente. Sì. O cedi all'ascendente. Ascendente 3 cos'era? Incanto, diventi tuo amicissimo, amico amicone. Chiederai scusa, sarei dispiaciuto. Posso darti un consiglio? Sentiamo no. Ascendente 2 potrebbe anche fare. Chi? Io ho ascendente 1. Ah, è solo 1. Ma no, ascendente 2 io, è vero. Nel caso potrebbe fare quello. Cazzo, sei hai ragione. Io mi ero scordato di avere ascendente 2. Vai. grazie Naux. Mi ero completamente scordato di Sguardo del Terrore. È uno sguardo, usarlo. Lui è fermo, però lo sguardo lo può usare. Fu così, fulmi sguardo. Naux, ti bacerei se ti avessi qui. È nudo, lo puoi baciare. No, non il PG.
Quello non lo toccherei neanche con un bastone di 20 metri. Hamilton, cosa fai? Anche tu ti aggrappi a cozza a Jamie? No, vado di fianco a Temple. Gli do da bere almeno 2 punti sangue. No, 1 punto sangue o qualcosa per farlo recuperare. Temple, sarei felicissimo di avere un legame con Hamilton. Beh no, servono 3 volte, devi bere 3 volte in 3 situazioni diverse. Il solito. Legamo un cazzo. Volevo metterti il panico. Ah, è lui il bastardo, te li dà poco alla volta. Ci sono in 3 momenti. stai qui, ti do questo. Aspetta un secondo, 10 minuti e torno. Quindi Jamie, bastardone che non sei altro, ma perché solo te l'ha suggerito Hamilton. Esatto. Sguardo terrificante. Il giocatore effettua un tiro di carisma più intimidire. La difficoltà è pari a prontezza più coraggio della vittima. Ha un sacco lui. Coraggio 2, prontezza 2, difficoltà 4. Oh, cazzo. Quindi era intimidire più? Carisma. Posso usare un punto sangue addizionale per aumentare carisma? No, potresti usare solo un punto di forza di puntata. No, uso un punto sangue e mi pompo carisma. No, puoi usare solo le fisiche. Ah, non posso. Allora, no. Non puoi pomparti il carisma. Puoi pompare solo forza, destrezza e costituzione, perché sono quelle fisiche del tuo corpo. È come dire anche se in alcuni. Se però vai a fare Mister Olympia, se pompi forza, te lo conto come carisma. Beh, cazzo, in questo momento sei a forza, diventerei il pluricampione mondiale. Ok, in un concorso, oltretutto, pluricampione mondiale. È disperato, usa un punto di forza di volontà, quindi guadagna un successo automatico. Tiri carisma più intimidire. Ok, sono 4 di 10. Vabbè, tira poco. Vabbè, però successo col 4. 3 successi, 4 successi. C'è una situazione di resistere. Aspetta, vediamo se c'è un modo particolare. Quale? Uguale all'altro. Spegni un punto di forza volontà e fai un successo all'8. A volte ci sono delle cose diverse. Ok, no, come l'altro. Devi spendere un punto di forza di volontà e fare forza di volontà, difficoltà 8, forza di volontà. Quella permanente, però. Sì. Allora, un punto forza di volontà e voglia, ne ho 10.000. Dove cazzo ho messo la matita? Vabbè, aspetta, ne hai spesi un po', eh. Ne hai spesi almeno 2 in questo scontro. Ne ho spesi 2? Sì. No, ne ho speso 1 soltanto in questo scontro. Ma hai potenziato 2 volte. Una volta hai potenziato ascendente, una volta hai potenziato... No, ascendente non l'ho potenziato. Sto io a spenderlo. 2. Ok, 1. Sì. Quindi se ne spendo 1 vado a 4 willpower. Quanti? E invece il massimo mio è 7 difficoltà 8. Qui non hai particolari bonus dati da altre cose perché non stai parlando. Ovviamente io fallisco. Quando lui ha tirato 150 miliardi di volte, io invece al primo 9. Fallisco 9. No, c'è un 9. Adesso ragazzi diventa una guerra degli sguardi. Se fallisce qualcuno svegli il malcavo. Che è il mio momento di bermi il Nosferatu, per carità di Dio. Se fallisce Rick prende e scapperà alla grande. Quindi diventa proprio una cosa. Qualcuno svegli il malcavo. Jamie, devi tirare, vediamo se fallisci. Sì. Vedo, sì, ce l'ha fatta. Sì, voglia. Sei a 2 wheel, giusto? No, sei a 1 wheel. Un wheel. Porca miseria, quindi hai solo un turno. O va o la spacca. Cioè, o il prossimo Rick sbaglia. O va o lo spacchi. O va o lo spacchi. Ok, Hamilton, tu hai dato quanti? Un punto sangue per ora. Un punto sangue. William, ti basta? Io ero a 7 di danni, però di punti sangue ne avevo tipo 5 o 6. Però è vero, ti devi riportare in... Allora. Fammi il tiro di forza di volontà. Che faccio sulla mia forza di volontà? Quindi 4 dadi.
La forza volontà totale, sì. Difficoltà al 6? Sì, 6. Yeee, yeah, un 6. 1. 1. Gli altri sono 5, 2, 3, 6. Ti stai svegliando? Hai forza volontà 5, giusto? 4. Cioè no, hai sangue 5? Sì. 6 con quello che mi ha dato lui. Sì, 6. Ok, ti stai svegliando, stai bello scombussolato. E vedi, vedi una cosa... Beh, mi sono coperto adesso, non è che sono nudo. Non voglio scorrere, non voglio... Tipo, il prossimo turno lo salti perché stai rinvenendo. Però puoi già iniziare ad usare sangue per curarti le ferite. Quanto costa di sangue? Visto che sono ferite contundenti, un punto sangue, un livello di salute. Puoi però farlo uno al turno. Uno ogni ok, turno. Ne uso uno, vado a 5, mi curo un livello, insomma 6. Ok, perfetto. Le altre azioni, Rick, fai qualcosa? Hai una vena di panico che ti sta salendo, però cosa fai? Gli copro lo sguardo. È una lotta mentale questa. Io sono abituato alle lotte mentali. Devo resistere fino all'ultimo. Sarei stronzo e farei mettere le mani davanti agli occhi di Jamie e chiudere la questione. Fine. Questa è una cosa da meta, da chi conosce bene il manuale. Quindi neanch'io ho letto quella parte a Jamie, che poteva benissimo girarsi e ignorare e massacrarti. Fare così. Quindi non vale, né da una parte né dall'altra. Jamie, ovviamente tu sai che stai per cedere. Sì. In un modo o nell'altro senti che stai cedendo, però hai ancora una possibilità. Ok, uso un'altra volta. Non serve usarlo di nuovo. Cosa hai già attivato? È un effetto. Così. Mi stai facendo la faccia brutta. Sto facendo la faccia. E io ti sto facendo la faccia amorevole, del tipo amami. E tu la faccia brutta. Quindi Emil, Dio, che cosa fai? Ricca te. Era troppo brutta come faccia. È uno sport terrificante. Io l'ho detto. Era troppo brutta, ragazzi. Direi che ho vinto. Hai rotto. Muoio. Ha vinto lui, basta, me scappo. Scappo ridendo. Ok, Rick, devi tirare la tua ultima possibilità. Tra l'altro, no, il malus da la mia. No. Prima tocca a chi ha lanciato il potere, quindi tocca a Jamie. Jamie ha lanciato sguardo terrificante, quindi prima si risolve sguardo terrificante. Ok. Nel senso, l'ultima possibilità domanda. Di tirare la parola. Butto giù il ce la facciamo. No, perché non capisci, Jamie, se Rick scappa, tu non canti, non cadi nell'incanto. Ah, è vero. Ok, domanda. È proprio l'ultimo tiro. Posso spendere un willpower per fare un successo automatico? Bastardo. Ops! Ne ho ancora 4. Ops! Se fa fallimento spendere e uno lo spendo per fare il successo automatico, quindi vado a 2. Quindi l'unica cosa, cioè tu puoi spendere un punto di forza di volontà per avere un successo automatico. Uno lo devo spendere per fare il test. E l'altro lo spendo per avere successo automatico. L'unica possibilità che rimane a Jamie è il fallimento critico. Cioè, che devi fare un 1 e devi fare almeno un 1 e nessun successo. Non è che l'uno sia passato. No, cioè, no. Nessun successo. Troppissimi. Adesso la mia domanda è, dato che io ci sono riuscito e lui ormai è ammaliato,
Aspetta, no, all'ultimo turno. Sì, ok, all'ultimo turno sarà... Se sarà ammaliato tutto quello che è. Io come faccio a perdere il suo sguardo terrificante? Lo perde automaticamente perché smette di farlo? In realtà, esatto, smette in contemporanea. Non fa più così. Quindi, Jamie, o tu cedi, oppure vai a zero willpower e... Sì. Svengo. Preferisco svenire. Però rimani in piedi perché l'ordine è fermo. Tipo un mimo così. Due. Tre successi. Ah no, due all'otto. Resisto e svengo. Quindi non lo vedo neanche più. No, non ho capito. Sviene, non ti considera più. Va bene. Salta ascendente. E non funziona ascendente. È vero, perché resiste, sviene, chiude gli occhi. Io direi che è il momento. Quando di si riprende, ci avrà un willpower. Ma è il momento di un bacio alla camarillica tra il Ventru e il Brucia. È proprio quel momento. Sì. Ah. Ci sono io in torpore dietro... che mi sto svegliando così. Che mi sta guardando. Ciucciati il Brucia. Ciucciati il Brucia, cazzo. Allora, Luca, vedi? Luca, io sono seduto. Aspetta. C'è il Brucia, lo uccido. Due cose: chi è svenuto rimane anche svenuto. Io sto dietro Edo e gli tengo la testa e lo accarezzo. Dai, riprendi. Forza. William, oh, provi un fastidio. Ma un fastidio. Ha occhi chiusi, perché io ho ancora gli occhi chiusi. Sì. Signor Hamilton, è lei? Se rispondo sì, non mi rimprovera. No, signor Hamilton. Quindi cosa devo rispondere? Mi è confuso, sì o no? L'hai rotto! Esplode! Signor Hamilton! Sì? Mi serve un altro po' di sangue. Faccio un richiamo, chiamo i topi. Se no vado secco, ragazzi. Come secco? Ragazzi, ne ho due. Se dopo vado in frenesia. Madonna, ti aspetto alla prossima vista di sangue. Ti aspetto proprio al varco, belli in busto. Come cazzo fa a giocare alla vista di sangue? Persuasione più addestrare animali. Ah no, richiamo un altro, scusate. Carisma più sopravvivenza. Come funziona il sistema di curarsi, Luca? Praticamente ogni turno si può spendere un punto sangue per rigenerare un livello di salute. Comincio a curare. Spendo un punto sangue per rigenerare un livello. Ok. 1, 2, 3. Tre successi. Vado a ferito. Sì, arrivano dei topi. Ok, prendo un topo. Scusa, è per salvare una vita. Grazie. Ammazzi? No, lo consegno a cosa? Non posso ammazzarlo, non ce la faccio. Arrivo, corro subito, arrivo. Venga, prenda questo. Ti dà un topo in mano. Lo bevo. Io sono un Marta, okay. Sono un fighettino. Appena William affonda i denti nel topo, ovviamente gli altri topi se la fuggono. Era una mamma? Sì, con tanti figli. Sono topi. Lo spero, signor Hamilton, lo spero. La madre di queste vili creature non doveva rimanere. No, le hanno salvato la vita, quindi non è stato uno spreco, è stato perfettamente giusto. No, signor Hamilton, lei mi ha salvato la vita per la seconda volta. Me lo ricorderò, Demenza 2. E questo è come si gioca a Malkavian. Cosa? Naux, tu non sei un buon Malkavian. Tu sei uno che riceve bene, esatto, le fatture dei Malkavian. Magari sei un buon Malkavian, ma sei un perfetto ricettacolo dei Malkavian. Sono molto empatico.
Eccomi. Rick. Sì. Cala, per fortuna svanisce quella sensazione di paura che avevi provato. Ti è andata bene, perché se fallivi quasi fuggivi a gambe levate. Ah, ovviamente, aspetta, ovviamente spendo i punti sangue che mi servono per tornare agli aggravati che avevo. Non beh, Luca, come hai visto, ma... avevo il mio asso nella manica. No, aspetta, il mio willpower. Aspetta, adesso tu scappi, perché mi vedi nudo. Vabbè. Vai via. Allora, Hamilton, no, William, tu prendi un punto dal topo, quindi non è che puoi rigenerarti chissà quanto. Beh, ma ne avevo 5 di punti sangue, devo rigenerarne... Vabbè, ma io ne avevo 5, devo rigenerarne 3, vado a 2. Ah, faccio il verso del topo. Quindi vai a 2 punti sangue, quindi ragazzi, qua siamo... Io in realtà sarei a 2,5, se proprio vuoi saperlo. Quindi c'è una frenesia e c'è un brucia lì per terra. Esatto. Io spendo 2 punti sangue e vado a leso. Ragazzi, la chiudiamo qui? La chiudiamo qui. Sì. Direi che è stato un bel casotto questa sera. Io non riuscirò mai a completare. Io ringrazio un cifro Rob per come ha giocato contro Jamie per come ha giocato. Ringrazio ovviamente Tia perché si è messo in mezzo, ha fatto benissimo. Abbiamo giocato tutti benissimo. Secondo me ci meritiamo i 4 picks. Tutti. Yes. Bastardo! Ne pensa tu al master 10 picks 8. Però voglio, ovviamente voglio sentire picks. Cosa ha da dire Luca. Però secondo me abbiamo giocato tutti benissimo e sono orgoglione di noi. Orgoglione. È un animale l'orgoglione. Parliamone, perché inizio serata, no, a metà serata, la storia della caserma. Ragazzi, io vi volevo uccidere. Proprio vero. Per un secondo ho detto adesso li ammazzo, poi ho pensato, no minchia, dovrei iniziare un combattimento e non c'ho voglia. Il combattimento l'abbiamo tirato fuori noi, non hai dovuto fare un cazzo, cosa vuoi di più dalla vita? Infatti. Mamma mia, va. Allora, devo ricordare una cosa, non do il punto di sopravvivenza a Jamie, perché ha lasciato, no scherzo, no, però ha lasciato tante di quelle impronte sulla statuetta che ha lanciato lì e in giro, che veramente se non espatria questo giro posso fare il nerd sabato a New York, posso fare una stronzata, non può lasciare impronte, non produce grasso, me ne frego. Ma ragazzi, me l'hanno fatta anche in chat, sì. Questa cosa produce le impronte, non le impronte ci sono, no. Il grasso è quello che fa lasciare meglio le impronte. Le impronte digitali ci sono lo stesso. Jamie, sei un po' sporcato di sangue, eh? Ah, già, è vero. Sei un ciccione. Poco di sangue. Poco! Io sono idrorepellente, non mi si attacca niente alle mani. Sì, ma non emorepellente. È un liquido. Pensa, da vampiro non puoi neanche cancellarti le impronte con tipo bruciandotele. Perché si rimarginano. Fai... Idrorepellente è perché si riferisce all'acqua. Il sangue non c'ha dentro la molecola dell'acqua. Non fare il e invece precisino no, della fungia. C'è anche acqua. Quindi parte di esatto. Acqua. Bravo Luca. Certo. C'è una quantità di acqua, ovviamente. Allora, attualmente mi rimangono, dato che me lo chiedono, 5 punti sangue. Beh, io ne ho 6. Allora, ragazzi, che bastardi, qua dicono danno 2 punti a William e a Jonathan e 5 a Jamie e Rick. No, no, tutti gli altri dicevano 4 a tutti. No, ragazzi, tutti gli altri dicevano 4. C'è qualcosa da dire, che Edo ha salvato la situazione nella caserma, cioè era un disastro. Io vi do, ragazzi, vi do senza scrupoli 4 PX a testa. Non vi do il quinto perché alla fine non avete imparato nulla di nuovo. Nel senso, avete fatto un casino che avete risolto. Io ho imparato che i miei compagni non sono affidabili. Questo lo sapevi e già alcuni, e alcuni nuociono gravemente alla mia salute. La svariate live. Beh, io ho imparato che Che Jamie non ha ancora preso in mano un cacciavite, che sarebbe stato alla fine. Io ho imparato una cosa nuova. Beh, Luca, io ho imparato che il plasma è formato dal 90% d'acqua.
Scusa? Vabbè. Il plasma è formato al 90% d'acqua. Bravo, ci sei arrivato. Io ho imparato che devo riferire tutto allo zio Gabriel, perché sennò mi incula veramente. Compreso quello che avete fatto stasera, glielo dirai? Probabilmente sì. Ho detto, dirò che ho... sì, gli dirò che ho rimesso in riga e ho praticamente messo tutti quanti sotto il mio comando. Assolutamente. Quando ti risvegli ti lancio un ascendente di tre, non hai capito? Ragazzi, si risveglia e inizia la battaglia. Esatto. Potrei prendere domare la bestia. Oh. Io ce l'ho già. Vabbè. Praticamente il livello di demenza è quello. Dovrò ho imparato che dovrò riferire tutto quanto allo zio Gabriel. Ok. Io dovevo fare il sistema per riprendere il sangue, lo so, ma non abbiamo avuto il tempo, quindi è inutile fare. Non c'è stato tempo, purtroppo, per quello. Allora, io direi 4 PX a tutti. Il PX di bonus che mi chiede Robin. Chiedo al resto del gruppo, vale secondo voi? Secondo me sì. Sì. Per me va bene. Tra l'altro, qualcos'altro da aggiungere? E mi dispiace, Edo, ma non ti accetto una cosa. So che sono pericolose. Da quando hai messo in scheda robustezza, costituzione massima, sapevi che erano pericolose. Che gemi. Anch'io l'ho fatto. È già tanto che non ho messo i 4 di punti in costituzione perché non potevo. Quindi. Quindi. Allora, 5 a Rick, che comunque si era giocato abbastanza bene con lo zio. Non fosse stato che proprio all'inizio gli ha sputtanato altre cose che era... Non tanto gliel'avrei detto quando ci siamo incontrati. Jamie, ti stai comprando molto da Brugia, ma attenzione, che stai deviando brutalmente verso... il sub. Proprio giusto... andante, levante, proprio braccia alzate tipo devi rigenerare willpower. Willpower, è vero. Allora, di sicuro un willpower lo recupera Nauz. E poi 3. Non lo recuperi tu, Rick. Perché alla fine lo giro fare tu. Sei messo molto in mezzo, non hai lasciato fare agli altri. Jamie, il tuo vero natura, scusa, te lo chiedo, lo spieghiamo anche al pubblico. Giudice, quindi mi sa che l'hai cannato al momento. Credo di sì, aspetta, giudice era tipo dai un peso a tutte le cose. Mettere ordine. No, col cazzo. Dai, dai un peso alle cose. Hai creato disordine. No, è tipo rimettere ordine tra le varie cose, giudice. William? Io sono perfezionista. Beh, io ho tentato di aggiustare, però poi si rompe la roba in mano, non è... Ha cercato di desfondare le cose. Esatto, io ho cercato di sfondarle sfondando. Ti giuro, sembra la giustifica del miglio verde del tipo nero che va tipo... Non volevo romperle. Io se non mi sbaglio sono... Jimmy, ragazzi, non è che tenta di risolvere le cose, Jimmy tenta di semplificare le cose. Esatto, bravo. Porta ai minimi termini. Io sono un giudice delle semplificazioni. Io sono perfezionista e pianificatore. Ministero delle semplificazioni. Guarda, tanto adesso c'è Mastella. Peggio di lui non si può fare. Gigi. Master, io sono perfezionista e pianificatore. Ti hanno un po' rotto le uova nel paniere. Di nuovo loro li odio ed è per questo che ho cercato di sparare demenza 2 su entrambi. Perché se andava liscio il piano nella centrale, recuperavi willpower senza problemi. Ma tanto ne recuperi una sessione, no? Oppure uno. È vero, ma ha fatto notare una cosa che noi non diciamo mai. Facciamo un piano e poi andiamo. Non ne ho più usati da quella volta dove è morta l'anno sferato. Sì, ma questa... Tanto 3 ne devo recuperare, io 4 sono di massimo, quindi non è che... Non ne hai usato uno stasera? Non ho avuto il tempo di usarlo. Sei fullissimo. Ok, ragazzi, ok, abbiamo dato le cose, però non ho idea se riusciremo mai allora a finire questa avventura, perché sta prendendo tutta un'altra piega e mi sa che mi dovrò adattare.
Per forza, perché se... se... tipo, mentre stiamo combattendo, da dietro l'angolo fa: ehi, sono Jack lo squartatore. Che se ne fotte! Cazzo! Ma non è che... cioè... vabbè... c'era una trama! Chi se ne frega della trama! Mi metto di fianco al Jack lo squartatore e faccio: ti capisco, non mi considero neanche a me tanto. Demenza, potenza, ascendente! Ascendente... Allora, io comunque sono... non mi è dispiaciuto come avete giocato stasera, ve la siete giocata bene da Zio Gabriel. Lo scontro è stato uno scontro provocato bene e gestito bene, nel senso è stato un bello scontro quello che abbiamo fatto. Molto bello. Siete, penso che voi soddisfate, anche se ovviamente sì. William è stato standerato al tu primo hai detto quello che pensavi di tutti tranne che di me, merdaccia. Anche di me. Non ha capito. Hai detto quello che pensavi di tutti tranne che di me. No, no, allora, te la sei gestita bene, sei comunque rimasto in personaggio. Probabilmente seguirò più a menadito il manuale e sarò io a decidere o meno se quella fobia la prendo o no. Perché stai iniziando a sgravare. Come a sgravare? non ho mica un figlio e non sono una vacca. Quindi cerco solo delle fobie molto interessanti. Neanche di me l'hai detto te. Un po' vacca lo sei, tipo paura di essere sporchi. Un po' vacca lo sono. Mi è piaciuta l'espressione anche di William. Hamilton, ti stanno creando un sacco, ti stanno aggiungendo un sacco di paturnie mentali. Attento che devi, purtroppo devi interpretarmene. Vabbè, lo sto facendo però. L'ultima delle punizioni sì, ma praticamente a sprazzi ti ricordi della prima. Ma perché è difficile da fare? Per lui è molto con altruismo. Posso mettere, è molto difficile. È veramente complicato. È veramente complicato. Infatti, io ti direi come soluzione: quelle volte fare test di forza di volontà per sopperire alla fobia. Ok, va bene. Perché alla fine. Perché cozza male con altruista. Quindi... La tua natura con la fobia potrebbe essere una bella battaglia di. Alla fine, una battaglia proprio di volontà ogni volta, vedere se ce la fa, non ce la fa. Quindi ok, così allora va bene. È così brutale e poi di volta in volta provi a vedere quale parte, se la fobia o la tua natura vince. Va bene. Poi, mi è piaciuto il resto, anche l'idea comunque della caserma, dell'allarme, poteva funzionare se non fosse stata una caserma della polizia. Uh-huh. Peccato. In altri casi invece sarebbe funzionato benissimo. Forse è stata anche uomini della vigilanza li avrei fatti uscire perché non sono pagati abbastanza per rischiare la vita. Ma i poliziotti, nel senso, è il loro lavoro e poi è casa loro, di solito significa che ci sono casini, quindi no. E l'unica cosa che non ho capito, proprio l'unica, perché ti sei spogliato? Lo spiego, c'è un motivo veramente logico, è brutto come la merda, ok? Non potevo bloccarli perché sono debole come uno stronzo, proprio uno stronzo, non ti sposto. È lì che ti volevo, perché non hai continuato a pomparti forza? Perché andavo sotto. Come si andava dice? Uno di. Andava uno di frenesia e potevo andare contro di lui. Perché. È vero. Quindi ha preferito denudarsi che ferire un suo confratello. Comunque, denudarsi è veramente triste. Sembra. Mi ha ricordato per un secondo una di quelle proteste femministe. Sai quelle tipo a petto nudo. Quelle dal Papa tipo. Esatto, fino al vento le Pussycat Riot, quelle mi ricordo tutto quello. Sì, però brutto e piatto. Però brutto, proprio brutto, brutto, brutto e piatto. Ok, ragazzi, cosa dice la chat? La chat è demenza, potenza, dominanza, indecenza. No, io sono proprio divertito stasera, quindi complimenti sì, a tutti. Stasera, sebbene non stiamo riuscendo a proseguire nella storia, poco male, perché comunque stiamo facendo vedere, anche se a sprazzi mischiato alle ovvie cazzate che facciamo, svariati aspetti di Vampire. Comunque stasera questo era un allenamento per quando poi andiamo contro Jack lo squartatore. Esatto. Stasera abbiamo comunque visto il legame di sangue, o comunque il rapporto tra il sire e il proprio infante. Abbiamo comunque visto comunque il tentativo di giocata, coordinazione è andata non molto bene. Abbiamo visto finalmente esplodere, finalmente, l'odio di clan tra Ventru e Bruja, che
che ancora non era esploso e finalmente è esploso. I Malkavian sono solo una mera, un mero fastidio per i Brugia. Sì, e va eliminato. E va ma solo per l'altra cosa, perché l'ha calmato, perché sennò avrebbe già cioè non avrebbe seccato probabilmente. Esatto. Cioè tu eri in mezzo tra me e il Ventru praticamente. Peccato che è caduto prima quello sbagliato. Ma non lo so. Cazzo, se facevi i danni che hai fatto a me al Ventru, quello cadeva poi. Che sì. Mi hai fatto 4. Senti quello dice. Sì. Ok, adesso faccio io una domanda. Jamie, cosa avresti fatto se vincevi? Se vincevo? Si univa al sabato. Si faceva una pippa e gli lanciava tutto addosso. Che schifo. Beh, voi scherzate, ma nel sabato esiste... PX in meno. Nel sabato esiste un PNG... Secondo me ci metteva nella macchina e ci portava lo sfascia carrozza. Fermi. Nel sabato esiste un PNG che è andato dal cardinale... O da uno ancora più potente del Sabbat. Solo che lui era tipo uno zimi super figo. Cioè tipo anzianissimo, no? Roba, oh io te sfondo. Tipo vicissitudine 10, cose 10, capito? Si è tolto il cazzo e gliel'ha lanciato in faccia. Perché stava facendo una minchiata al cardinale. Tipo al capo supremo di santo. Comunque quindi tu scherzi, ma lo potevi allora fare. Probabilmente avrei ucciso entrambi. E dopodiché sarei scappato. E Hamilton? Mi sarei probabilmente unito al Sabbat. Li avresti bevuti entrambi. Oh, quanto sì, quanto li avresti bevuti entrambi, anche se forse bere un Malkav non è la cosa migliore del mondo. Non so se l'avrebbe bevuti, Beh, allora sì. No, il Malkav sicuramente no, il Ventru è troppo giovane. Non ci farei proprio niente neanche diablerizzandolo. Ma cioè, sono più vecchio della tua stessa generazione. No, siete di stessa generazione. Sì, ma... Ah, vabbè, perché non cambiano proprio gli anni... No, età e generazione è una cosa diversa. Però se anche diablerizzo uno della stessa generazione... Prendi le discipline. Prendi dei PX... No, non prendi le discipline. Mi sembra che prendi dei PX bonus per quelle discipline. O le apre, non mi ricordo adesso. No, può essere che le apro. Sì, apri quel sentiero delle discipline. Sì. Quindi probabilmente... In quel caso sì, di gatto. In quel caso avrei anche diablerizzato il Ventru. E Hamilton che andava lì faceva no! Rick e William, non fate metaplay ora che sapete che cosa avrebbe fatto Jimmy. Io avrei semplicemente lanciato dei mezzi sul tizio e avrei messo la fobia per la perfezione, perché doveva fare tutte le cose fatte bene perfette. No, ma quindi io ti ho detto cosa farò. In modo perfetto. Esatto. Ma non mi interessava, voi avete capito, io non tentavo di non prenderle, io tentavo di perfezionare il Brugia. Quello era il mio scopo. Come quando io ho abbassato la soglia della rabbia, io tentavo di... Hai proprio sbagliato bersaglio allora. Sì. Io tentavo di perfezionare il Brugia, me ne fregava niente. Noi andiamo in vacanza ad agosto, ragazzi. Allora, qualche domanda rapidissima. No, non diciamo che cosa faranno i giocatori, questo adesso ho chiesto a Jamie perché ha perso. Perso, cioè ormai ho perso. Ma io ve l'ho già detto, appena si sveglia gli fa lancio ascendente 3 di sì, nuovo. Ma ha perso comunque, perché dovrà sottostare a... Ascendente, va bene. Ha giocato a scacchi e ha vinto Rob. Una cosa che non avete capito è che... Sì, la spesa, serio. Lo scontro finale tra sguardi... Sì. È stato bellissimo. Ti odio! No, è stato il mio scacco matto, signori. Temimi! Sì. Amami! Temimi! Tipo, ero tipo Vegeta... No! Guarda, cazzo, guarda! Guardalo! No, Rex, è da più in basso la telecamera, devi prendere di più. Sempre la bavosa. Allora, c'è gente che chiede quando sarà la vacanza estiva di Dice Games Italia. Noi abbiamo già detto che a metà luglio ci leviamo dai coglioni, più o meno. Fatto sta che tra due mercoledì, il 16 luglio, è metà luglio. Che è perfettamente metà luglio. 16 luglio? È un mercoledì ed è esattamente metà luglio.
senza offesa, con questo andamento non la finiamo per il taglio. Inventiti qualcosa. Perché noi a settembre dobbiamo iniziare D&D, però la gente ci lincia. Cioè, o vi ammazzo, o vi ammazzo. Rex, cioè, improvvisamente, ma lasciamola come power. D&D, lasciamola nella nel suspense. Limbo. Sì, ma finisce proprio nel nulla, nel senso proprio. E mo? Sei proprio tipo finale. Il secondo capitolo, quello che fa sempre più schifo delle trilogie. E adesso cosa facciamo? Non lo so. Fine. Prossimamente. Quindi stai dicendo che il capitolo di D&D... Ma sì, falla finire un po' alla Walking Dead e vaffanculo al secchio. Ok. Si scoprì nel finale che Don Abbondio usava il rossetto. Allora, la campagna che faremo finita questa, Cree 6433, sarà D&D. Torneremo a fare la compagnia dell'Inetto a settembre. Non sappiamo quanto durerà la compagnia dell'Inetto. Penso che comunque almeno 2 mesi durerà. Sì, almeno anche te. Poi vedremo. Ovviamente, vediamo come va lì di volta in volta. Magari se facciamo 3 mesi, la intervalleremo con alcune one shot di altri giochi che sto preparando. Però quello è da vedere. Comunque sarà D&D. Riprenderemo i primi di settembre dopo il 16 di luglio, quindi. Yep. Ascendente 3. Amami. No, il 2 settembre no, ragazzi. Sarà tipo... Lo dico io. Settembre. Di mercoledì 3. Sarà il 10, probabilmente. Sì. No. Sì, una roba del genere. Comando, dormi. Ottobre. Sì, Mister Fosso 89, ma si uniscono al sabato. Il 9, pardon, martedì il 9. Ma se si uniscono al sabato, devono anche subire il rito dove vengono picchiati e abbandonati. Minimo, ma soprattutto prima li prendono e li sondano mentalmente per essere sicuri che non siano qui, ragazzi. Direi. Che cazzo. Ciao, noi vediamo dalla camarilla. Proprio presi, sondati. Sai come si può risolvere? Faccio tipo quel deficiente di Sirio il Dragone. Mi cieco e vado così. Ti manca Auspex. Se avessi Auspex, saresti tranquillo. Vai. No, ti darei dei pesantissimi malus per combattere usando solo le ombre. Solo le armi delle persone. Che cazzo succede? Però fai... Vede male, vede gente che non è gente, vede com'ho che sono vampiri. Se no mi fai fare tipo Kenshi di Mortal Kombat, cieco ma poteri mentali che usa gli spade. No. Yeah. Io morirò prima di mettere un'opzione in Vampire. E in D&D? Anche almeno che non si fa apposta la campagna Psion. Sì, ma sono ballati al cazzo. Sì. Io ragazzi lo ripeto sempre. In quello di StarCraft una specie di Psion. Sono Tuoni o da Flash? Cosa? Dove? Lì, da Luca. Ho visto un Flash. No, sono stati dei Tuoni. Direi che sono Tuoni, ma porca troia. Dal tipo che mi è vibrata la casa. Anche a me è vibrato il forse per quello. Arriva anche qui. Rex, voi porca. Avete sempre soltanto i sottopassi allagati e basta. Aspetta un attimo, adesso manca a te, sei tranquillo. Guarda come si prende male. Ha fatto proprio la mia città. Comunque, io non sono mai stato contro le campagne, cioè i psionici in sé. Solo che se bisogna fare una campagna di psionici, cioè bisogna mettere gli psionici, allora ci sono solo gli psionici e i maghi, chi se ne vengono bruciati totalmente. Io sono per il settore, ragazzi. Per l'idea mia di StarCraft ci si basava su Vampire, e in realtà molti poteri funzionano, molte discipline dei vampiri funzionano per StarCraft, se ci pensate. Basta qualche piccolo riadattamento, ma in realtà funzionano. Cos'è che... Ah, no? Tia? Oi, la guerra tra sguardi.
La guerra degli sguardi. Vabbè, signori, ragazzi, io sono stanco. Quindi mi blocco qua. Anche il mio gatto l'è, non vedete? Yes. Signori, noi siamo i Dice Games Italia. Come al solito ringrazio tutti voi che ci seguite, i quattro babbi che mi accompagnano in questa avventura ormai da praticamente un anno. Lunga notte. Saluta, a gatto. Tutti. Ci vediamo il prossimo martedì. Ciao. Ciao, bagai. Ciao.